Laser micropulsato giallo è un laser allo stato solido, cioè è un raggio laser che viene emesso da un diodo, non viene emesso da un gas, e il laser micropulsato giallo ha lunghezza d'onda di 577 nanometri, quindi la lunghezza d'onda appunto del colore giallo, ha la caratteristica di interagire con l'epitelio pigmentato retinico in maniera selettiva. Questo laser già esisteva, ma è stato affinato nella sua nel modo in cui viene esposto, ossia non vi è uno spot che ha una durata di 100 millisecondi o mezzo secondo, ma lo spot ha una durata di alcuni millisecondi, ossia un treno di impulsi che viene ripetuto in un secondo alcune migliaia di volte. Praticamente è come accendere e spegnere l'interruttore della luce con una frequenza e con una velocità così alta tale da non essere percepito. Nel contempo il risultato è quello di non riuscire a creare un effetto termico, ossia si ottiene l'effetto benefico del laser, che è quello di stimolare l'epitelio pigmentato della retina, e però non si ottiene l'effetto negativo, che è quello termico. I laser a 532 nanometri nella lunghezza d'onda del verde tradizionali sono dei laser che bruciano la retina e fanno un effetto fotocoagulativo, e si utilizzano nella retinopatia diabetica, si utilizzano nella trombosi della vena centrale della retina e in tutte le patologie vascolari ischemiche. Questo tipo di laser non è superato, ma viene affiancato dal laser a 577 nanometri micropulsato. Questo laser nuovo, con questa tecnologia nuova, consente di ripristinare il metabolismo delle cellule dell'epitelio pigmentato retinico e quindi di riattivare l'effetto pompa e ridurre alla fine l'edema. Quindi lo scopo terapeutico di questo tipo di laser rientra nell'ambito degli edemi maculari, quindi edemi maculari, cioè versamenti di liquido nella retina conseguenti a coroide serosa centrale, la patologia del giovane che colpisce il giovane quarantenne stressato fumatore mediamente, e la patologia diabetica, in cui il liquido che si raccoglie nella retina non si riesce a far riassorbire con le metodiche tradizionali, le punture di anti-VEGF, i laser tradizionali e le chirurgie tradizionali, e tutti gli altri edemi refrattari alla terapia tradizionale. Quindi una nuova frontiera in quello che è ancora per oggi una grande sfida per l'oculista, cioè l'edema maculare, il liquido che si raccoglie nella zona più nobile della retina.